Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua sul mio schermo. In realtà lo schermo è nerissimo, ma oggi parliamo di come prendere la cavalcatura Vulg, quindi l'ultima cavalcatura delle Terre Brinose. Chiaramente oggi è il video del lunedì e quindi bentornati qua su Gaming Galaxy. Iniziamo! Prima cosa da fare, andate dal signorino Lian che trovate a Seliana, parlate con il tizio, se non l'avete ancora fatto, vi darà una quest che chiaramente io ho già preso e di conseguenza non ho la possibilità di farvi vedere. Comunque è una quest che voi, se avete già preso, l'avete attiva, non è da attivare o partire con le facoltative, ma sinceramente dovete solo ed esclusivamente andare in spedizione ed è appunto quello che si fa come primo step. Quindi si va in spedizione alle terre brinose, quindi molto semplicemente nelle terre brinose, nelle distese brinose, scusatemi in italiano. Accampamento 1, semplicissimo, si va all'accampamento 1 e si cerca un mostro grande. In questo caso io vi consiglio di cercare il Beotodus o il Bambaro e ucciderlo. Dovete ucciderlo e uccidendolo voi in teoria, andando nella spedizione, avendo quella determinata missione presa, avrete accanto a voi i gatti, quindi i boa boa, come si dice in questo caso. Una volta ucciso il Beotodus, potrete semplicemente, come vedete io ho il ricognitore boa boa lì di fianco. Quando uccido il Beotodus, loro inizieranno a festeggiare, a dire: "Ehi, ragazzo, sei stato bravissimo di questa cosa." Come vedete, ucciso il Beotodus, mi dà scambio culturale di stese brinose, la richiesta è stata completata. Noi torniamo all'accampamento 1, dove, o un accampamento qualsiasi, dove troveremo i boa boa ad aspettarci. Eccoli qua, ci parleranno. Noi dovremo seguirli, quindi gli andremo dietro. Ricordatevi di prendere la bevanda calda, come al solito se potete. Uscite, i boa boa vi aspetteranno lì davanti, il capo pattuglia, quindi il capo ricognitore, vi aspetterà, seguitelo. Praticamente dovete andare sulla sinistra appena uscito dall'accampamento 1. Quindi vedete, c'è il capo ricognitore che inizia a correre come un dannato. Andate sulla sinistra, quindi lo seguite. E una volta arrivato vicino alle terme, dovrete aggrapparvi al Wyvern, quindi all'Optero Wyvern, vi attaccate e lui vi porterà direttamente nella loro base, o meglio nel loro accampamento. Scendere nel loro accampamento. Potrete prendere depositi minerari, funghi nitro, insetti divini, quel che l'è. Voi dovrete andare nella pozzanghera, seguire il puntino verde che c'è là in fondo, che è il loro capo. Passerete sotto le terme, quindi sotto l'acqua bollente, e rispunterete praticamente nella loro tana, quindi nella tana dei Boa Boa. Molto bella questa, devo dire, molto ispirata, secondo me piace molto. Parlerete con il capo che vi darà una nuova missione. Ci dirà che ci ha visto uccidere il Beotodus e ci darà una nuova missione, cioè uccidere un Beotodus temprato con loro. Quindi, scambio culturale di stese brinose, richiesta completata. Si parte, si ritorna ovviamente a Seliana, quindi si rientra facoltative, GM2, l'unione fa la forza, è una missione da uno,
quindi dovete farla per forza da soli, non potete fare comunella in squadra, partire per la missione e ovviamente cacciare il Biotodus. Quando arriverete all'accampamento 1 ci saranno i Boa Boa ad aspettarvi, dovrete seguirli un attimo per attirare il Biotodus temprato, quindi loro vi diranno esattamente che cosa fare durante la missione. In pratica non dovrete fare altro che uccidere il Biotodus semplicemente, quindi non state lì ad impegnarvi più di tanto a leggere quello che dicono. Quello che interessa è solo ed esclusivamente all'inizio. Quando uscite dall'accampamento dovrete prendere delle pietre e tirarle dietro a un lanoso che c'è lì, che attirerà poi il Biotodus, perché in pratica è la sua preda, è la sua cena. Come vedete vi chiedono di prendere delle pietre, io tiro un baccello lampo per sbaglio, ma te lo dicono, bisogna tirargli una pietra, ti consiglio di lanciare sassi al popo. Voi prendete il bellissimo sasso, lo lanciate contro il popo, lui si imbizzarrirà, passerà nell'altra zona e attirerà il Biotodus. Durante tutto il combattimento ovviamente i Boa Boa vi daranno una mano, per esempio paralizzando il mostro e comunque continuando a colpirlo. Voi non fateci troppo caso, arrivate alla fine a uccidere il Boa Boa. Una volta ucciso il Biotodus, una volta ucciso il Biotodus, i Boa Boa inizieranno a cantare, ballare, quel che l'è, ok? Io vi ho velocizzato tutto il combattimento perché mi sembra stupido farvi vedere tutto il combattimento di un Biotodus, quindi... Biotodus fatto, aspettiamo la fine della missione, non dobbiamo uscire dalla missione, o meglio, quello che succederà è che a fine della missione noi andiamo a ritirare i nostri premi e ci verremo portati ancora una volta dal capo dei Boa Boa. Come vedete non ci hanno riportato a casa, ci hanno portato direttamente dal capo, che ci darà un nuovo gadget. Quindi il segnale cacciaprede, che è un nuovo gadget. Ok, abbiamo finito la richiesta, ma ovviamente il Vulg ancora noi non lo abbiamo. Cosa dobbiamo fare? Molto semplicemente riaprire la mappa, andare all'accampamento 1. Il nostro compagno avrà il bellissimo punto esclamativo sulla testa e dovremo parlare con il nostro compagno per ben 3 volte. Quindi la prima volta vi parlerà un attimino, gli direte no, non voglio lasciarti qui. Lui riparlerà, ci darà il Vulg. Riparleremo per la terza volta, tutto a posto, usciremo e avremo con noi la cavalcatura. Non è, come vedete, così complicato trovare una cavalcatura della Vulg. Se per caso non l'avete e vi manca, questo è il metodo per farla. Questo è tutto. Noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. GG a tutti quanti!